Radio Radicale, siamo con Roberto Giachetti all'uscita della caserma dei Carabinieri di San Lorenzo in Lucina, piazza San Lorenzo in Lucina. Voi avete oggi presentato un esposto di denuncia in base all'articolo 40 del codice penale, che avevi già annunciato nella conferenza stampa di 2 settimane fa a Montecitorio. Allora, l'esposto denuncia riguarda il governo, i sottosegretari del governo e il ministro. Il ministro e i sottosegretari competenti, perché di fronte a quello che sta accadendo, chi sapendo quello che sta succedendo non interviene per scongiurarlo ne è in qualche modo complice, lo dice l'articolo 40 del codice penale, e noi quindi siamo venuti dopo aver fatto una battaglia politica che è durata da febbraio ad agosto, quindi 6 mesi, nella quale hanno di nuovo rinviato, noi siamo stati disponibili in tutto, non hanno messo in campo nulla di alternativo, hanno fatto un decreto vuoto, e diciamo l'inconsistenza di questo decreto è marcata dalla decisione ieri della Meloni di fare una riunione a Palazzo Chigi sul tema dell'emergenza sovraffollamento, che non è minimamente toccata da questo decreto. Esperite tutte le vie sul piano politico, abbiamo deciso di fare questo esposto. Ecco, la riunione l'hanno fatta mentre stavate facendo le dichiarazioni di voto. Ma guarda, a me dal punto di vista formale sì, la trovo una cosa grave, ma non è quello il punto. Il punto è che quella riunione certificava il fatto che il decreto non serviva assolutamente a nulla, non era un decreto che si occupava del sovraffollamento e dell'emergenza. Io penso che ci sia un disegno da parte del governo di creare le condizioni per un'azione repressiva nelle carceri, e quindi abbiamo fatto questo esposto perché vogliamo che sia la Procura della Repubblica ad accertare se ci sono forme di reato in quello che non si sta facendo. Come trovi lo scontro che c'è stato ieri sulle detenute madri, su quell'ordine del giorno La Carra? C'è stato una sorta di gioco delle parti da parte di qualcuno della maggioranza? Ma guarda, io non so se c'è un gioco delle parti, so che c'è un gioco alla irresponsabilità totale, perché modificare una norma e fare in modo che, diciamo, quello che già sta accadendo mi pare in 12 casi possa essere moltiplicato, cioè che i bambini debbano fare la vita del carcere, la trovo una cosa indegna, inqualificabile. Senti, mi spieghi come interpreti quello che stanno facendo sulla tua proposta di legge che ieri sera è stata di nuovo rinviata in commissione. Allora, se avessero voluto affondarla avrebbero potuto votare un emendamento soppressivo in aula e farla fuori, però l'hanno rimandata in commissione. No. Pensi che lo stiano facendo per tirarla fuori al momento? No. L'hanno ammazzata, solo che non ci hanno voluto mettere la faccia, e la ragione per la quale la rinviano e non vogliono votare contro è perché si deve votare a scrutinio segreto e sanno che non avrebbero la maggioranza alla Camera. E quindi il problema è che, siccome un pezzo consistente della maggioranza sarebbe favorevole, non solo Forza Italia, sapendo che c'è un voto segreto, piuttosto che metterci la faccia e votare contro, rischiando di andare sotto, anzi con molta probabilità di andare sotto, la rinviano e l'hanno ammazzata così, perché ormai il ritorno in commissione significa che la proposta è morta. Adesso che succede? Allora, continuano le visite ispettive nelle carceri ad agosto. Ieri, quando si è parlato di questa riunione, molti dicevano la stanno facendo perché temono altre rivolte nelle carceri. Loro, come ti ho detto, secondo me stanno lavorando perché ci siano le rivolte nelle carceri, perché la loro strategia è quella di creare tensione per poter intervenire in forma repressiva. Quindi non è che lo temono, secondo me lo stanno alimentando, ed è la ragione per la quale ho deciso di fare questo esposto. La conferenza stampa la fai domani a Montecitorio? No, abbiamo fatto questa abbiamo fatto oggi, ok. Va bene. Grazie a Roberto Giachetti.